Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del TG di Irpinia News. Apriamo il nostro notiziario con la politica e con la visita dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini ad Avellino. L'ex leader di Alleanza Nazionale ha parlato con la stampa locale della situazione politica nazionale con un accenno particolare alla formazione di Fratelli d'Italia. Di seguito ascoltiamo le interviste realizzate proprio con Fini e con Ettore De Concilis, esponente irpino di Fratelli d'Italia. Il problema di Fratelli d'Italia non è il fatto che ci sia una leadership ancora tutta da costruire. Le leadership nascono sul campo, non si nominano. Il problema è molto più complesso, che non credo che la linea politica di questo movimento possa richiamarsi a quella idea di destra a cui faceva riferimento anche lei nella domanda. Faccio l'esempio forse più facile, più clamoroso: dire oggi, scimmiottando Marine Le Pen, usciamo dall'euro, significa non fare l'interesse nazionale. Fratelli d'Italia qui ha organizzato un presidio per contestare la figura di Gianfranco Fini, c'è una spaccatura anche nella destra. No, Fini non appartiene più alla destra, quindi è impropria questa osservazione. In realtà è un'associazione culturale di Avellino che si chiama MAS, Movimento di Azione Sociale, che ha inteso protestare contro la visita in città di colui che è stato il capo della destra politica italiana e che da molti anni ormai ha abbandonato completamente, oltre che i postulati ideologici, anche completamente la comunità della destra italiana. E dalla politica passiamo alla cronaca. I carabinieri della compagnia di Ariano Irpino hanno posto fine ad una drammatica storia di maltrattamenti in famiglia in quel di Melito Irpino, dove una madre, spinta ormai allo stremo, ha deciso di confidarsi con i militari e raccontare così la sua tragedia quotidiana. Protagonista della vicenda è il figlio della donna di 40 anni che aveva reso la vita dell'anziana madre un vero e proprio incubo. L'uomo infatti esponeva la donna a continue vessazioni fisiche e morali, percuotendola, minacciandola ed ingiuriandola, costringendola a consegnargli quasi quotidianamente svariate somme di denaro che spendeva interamente al videopoker. Il GIP di Benevento, letta la richiesta della locale Procura della Repubblica basata sulle indagini fornite dai carabinieri, ha emesso quindi l'ordinanza di carcerazione del quarantenne presso il carcere di Napoli Secondigliano. Cambiamo argomento, nuovo appuntamento stamane all'Alto Calore Irpino tra i dirigenti dell'ente provincia di Avellino, l'Alto Calore Servizi e il commissario Giovanni Colucci. Sul tavolo il progetto di ammodernamento delle reti idriche irpine. Di seguito ascoltiamo proprio uno stralcio dell'intervista realizzata al commissario Colucci. Per la verità noi siamo dell'avviso che per fare una riduzione delle perdite bisognerebbe fare un grande progetto con lo studio prima di tutto del catasto delle reti su tutto il territorio provinciale, poi costruire un modello e poi procedere nelle fasi successive. In questa prima fase dovremmo fare il catasto della rete provinciale e questo si potrebbe fare con entrando nei finanziamenti dell'accelerazione della spesa, insomma cercando di fare uno studio concreto, una cartografia reale per le reti che sono visibili e quelle anche quelle coperte, magari laddove i bambini sono stati mascherati e cosa. Potremmo farlo, questo lavoro e in un breve tempo, massimo un anno, ci vorrebbe una spesa di 5 milioni di euro. Dopo un giorno per i bambini con la visita al quinto circolo di via Palatucci dello scorso 24 febbraio, calciatori, tesserati e collaboratori dell'Avellino Calcio hanno presenziato stamane all'interno dell'iniziativa per gli anziani presso la casa di riposo Alfonso Rubilli di Viale Italia ad Avellino. Ascoltiamo nella prossima intervista Sergio De Piano, responsabile marketing del sodalizio biancoverde. Protagonisti gli anziani, questa è una delle molteplici modalità, come dire, di testimoniare concretamente la nostra vicinanza al territorio, ma soprattutto a queste persone dalle quali io, che ho avuto la ventura di avere i nonni in vita fino a tarda età, per me sono stati, come dire, fonte inesauribile di ispirazione come dire, etica, comportamentale. Questa è una delle modalità che l'Avellino declina per testimoniare concretamente vicinanza al territorio, ma anche e soprattutto per testimoniare come dire, vicinanza a queste persone e alla loro profonda umanità.
Rientriamo in studio e apriamo la pagina sportiva. La Scandone è tornata alla vittoria contro Venezia, 82-78 il risultato finale maturato ieri da Spinelli e soci al Pala del Mauro. Sentiamo in merito le dichiarazioni rilasciate nel post gara dal tecnico della Scandone, Frank Vitucci. Sì, oggi abbiamo fatto una partita di sostanza, finalmente, dove la squadra dall'inizio ha dimostrato la volontà di provare a vincere. Questo è, che è quello che gli si chiede sempre, no? Sembra un paradosso, ma nelle ultime due partite non avevamo sicuramente dato segnali confortanti da questo punto di vista. Invece oggi si è visto dall'inizio che la volontà era quella giusta e si è vista soprattutto difensivamente, perché di là c'era una squadra di grande talento che ha segnato 100 punti in ultima partita, quindi una squadra che si è lasciata giocare. In attacco produce moltissimo, e invece sono stati abbastanza solidi e bravi, tutto sommato nel complesso a controllare la situazione. Mi ha fatto un po' di fatica nei finali di secondo e di ultimo quarto, però direi che abbiamo vinto con merito. Ancora una notizia di sport prima di salutarci. Dopo le polemiche tra tifosi e calciatori che hanno accompagnato il post gara di Avellino Cittadella, il sodalizio biancoverde prova a gettare acqua sul fuoco e lo fa attraverso una nota con la quale la società di Piazza Libertà chiede scusa ai supporters dell'Avellino. L'Avellino tutta si legge nel comunicato: in relazione a quanto avvenuto sabato al termine della gara vinta contro il Cittadella, intende scusarsi coi sostenitori biancoverdi per non aver rivolto il tradizionale saluto finale alla tifoseria irpina, sempre pronta a sostenere la squadra. Diventa indispensabile restare tutti uniti, come avvenuto finora, e che è stata l'arma vincente negli anni passati, vissuti sempre in crescendo. Il bello inizia adesso, a patto di essere noi con voi e voi con noi. Questo il testo del comunicato diramato dall'Avellino Calcio. Era questa l'ultima notizia del nostro notiziario. L'augurio di una buona serata dalla redazione di Irpina News.